Uno sciopero diverso dal solito, quello promosso dai sindacati per il prossimo venerdì, a partire dagli obiettivi. Al primo posto, sul banco degli imputati, la legge di stabilità. E qui CGIL e CISL e UIL lanciano un appello ai sindaci perché partecipino al corteo di venerdì e strizzano un occhio agli imprenditori per creare un fronte comune che sblocchi gli investimenti. Auguriamo anche che magari qualche imprenditore che voglia partecipare all'iniziativa partecipi, saremmo ben lieti. Noi dal punto di vista nostro abbiamo invitato all'iniziativa i sindaci, abbiamo invitato all'iniziativa i consiglieri provinciali, regionali e nazionali, perché riteniamo che il problema sia comune. Abbiamo bisogno in qualche modo che vengano messi al centro delle politiche il tema dello sviluppo e il tema della crescita. Questa sarà una manifestazione dove davvero invitiamo a unirsi a noi anche i sindaci, perché questa è una battaglia anche per ridare maggiore slancio anche agli investimenti dei comuni bloccati dal patto di stabilità. È una sfida che vogliamo rilanciare anche con coraggio a tutte le istituzioni. Il patto di stabilità che riteniamo inutile, anzi dannoso. Non c'è nulla per quanto riguarda la diminuzione della tassazione sul lavoro, c'è pochissimo per quanto riguarda la lotta all'evasione fiscale, non c'è una patrimoniale che potrebbe consentire quella sì di recuperare risorse per politiche espansive per aumentare la domanda. E dall'altra ci sono ancora tentativi di operare ancora sulle pensioni. I pensionati hanno già dato tantissimo, è ora di lasciarli in pace. Alla manifestazione ci si aspetta almeno 10.000 persone e dalla CISL arriva anche una stoccata al mondo della politica locale. L'invito che facciamo al presidente Pirovano di cominciare ad occuparsi, più che lanciare allarmi ingiustificati ai dipendenti pubblici della provincia, di occuparsi dei problemi veri che gli pongono i lavoratori e i pensionati bergamaschi.